Quando mi viene chiesto che cosa cambia tra un parto a domicilio e un parto in ospedale, oltre appunto a illustrare tutte quelle che sono le cose materiali, le cose pratiche che fanno la differenza, mi viene sempre da dire questo. Quando una donna si reca all'ospedale per andare a partorire, è lei che deve bussare alla porta dell'accettazione e appunto essere accettata per entrare in uno spazio che non è il suo, ma che è di qualcun altro. Mentre quando noi andiamo a domicilio, no, per assistere a una nascita in casa, siamo noi che bussiamo alla porta della casa della mamma e del papà e chiediamo appunto il permesso di entrare. Questo lo dico perché cambia completamente il punto di vista. Nella propria casa si è padroni di tutto, della casa, degli spazi, dei movimenti. Una mamma è libera di muoversi come vuole in ogni momento e in tutta libertà. Durante le visite ostetriche, la coppia o la donna si incontra con l'ostetrica che controllerà appunto gli esami ematici, le ecografie fatte dal ginecologo. Si occuperà di ascoltare il battito cardiaco-fetale, di misurare la pancia della mamma con una misura ostetrica che si chiama sinfisi fondo e anche di prendere la pressione e di valutare il seno. Tutto questo serve proprio a controllare la parte clinica. In più ci sarà anche tutto un aspetto legato invece a una conversazione che mirerà a chiarire eventuali dubbi, domande, paure che la donna o la coppia possono manifestare. Le ostetriche che prendono in carico quindi la donna per il parto si occuperanno di valutare che ci siano tutti i criteri di sicurezza per far sì che il parto possa avvenire proprio in casa. Un'altra domanda che mi viene fatta è se il parto a domicilio è per tutti. Il parto a domicilio è una scelta che sicuramente non è per tutti, proprio perché è una scelta e quindi la possibilità di scegliere dove partorire appartiene alla donna. E secondo me uno dei criteri fondamentali per una buona nascita a domicilio è che la mamma e il papà che fanno questa scelta si sentano più sicuri in casa loro che in qualunque altro posto, quindi anche che nella struttura ospedaliera. Spesso mi viene detto: ma io se dovessi andare in ospedale avrei paura, mi sentirei in imbarazzo, e invece a casa mia io mi sento libera, mi sento tranquilla e mi sento sicura. E secondo me questa è una delle cose base per un buon andamento di una nascita a domicilio. Questo non significa che chi non si sente tranquilla nella sua casa non possa partorire a casa, però è una tranquillità che secondo me passo dopo passo va conquistata. Partorire in casa è una scelta possibile, partorire a domicilio è una scelta consapevole. Chi sceglie di partorire a casa non è una persona che si deve sentire strana, che si deve sentire anormale, matta, oppure che non prende in considerazione la salute del suo bambino. Questo lo dico perché spesso capita che chi dice: ma lo sai che partorisco in casa? Riceve delle risposte fuorvianti che possono anche spaventare, come: ma sei matto? Penso che non ci sia abbastanza informazione riguardo a questo argomento. Uno può scegliere di partorire a casa in tutta tranquillità.